Buonasera a tutti gli spettatori, benvenuti ad assistere alla partita tra Val di Ceppo e Venafro. Terza gara del girone D, le due squadre sono entrambe reduci da due sconfitte, quindi sono entrambe a zero punti. Sicuramente una delle due squadre smuoverà la classifica. Sì, diciamo che l'interesse, tra l'altro, principale proprio su questa partita è vedere chi riuscirà a sbloccarsi dallo zero della casella della classifica. Assolutamente, Val di Ceppo, dopo aver condotto un'ottima la prima gara contro Rimini, non la spunta e perde di 3 punti a Montegranaro, diciamo, una corazzata contro una delle corazzate del girone, non riesce l'impresa, mentre Venafro perde con Senigallia e con l'ottima Campli subisce un parziale importante. Beh, per quanto riguarda i migliori in queste due partite delle due squadre, diciamo che Venafro trova in Tamburrini, Kushev, Moretti e Prete i migliori segnatori. Da segnalare anche Smorra, che forse magari in questo inizio di campionato non ha ancora fatto vedere cosa di cui è capace. Per la Val di Ceppo i già ben noti Orlandi, Burini, Negrotti, anche Panzieri, il nuovo innesto, e da non dimenticare appunto Meschini e Meccoli e comunque anche tutti gli altri, visto che Val di Ceppo comunque è una squadra che gioca, esprime un gioco a tutto tondo. Assolutamente così. Mancano 20 secondi, le due squadre si apprestano ad entrare con i rispettivi quintetti in campo. Squadre Venafro, squadra molto molto giovane che ha puntato tanto nei ragazzi, tanti ventenni. Val di Ceppo ugualmente giovane, ma sicuramente i ragazzi coach Pierotti hanno un campionato di Serie B alle spalle, hanno comunque un campionato di C con uno spareggio perso all'ultimo secondo, e quindi sicuramente un pizzico di esperienza in più possono averla complessivamente. Ricordiamo che i due arbitri della partita saranno Venturini di Lucca e Cirenei di Livorno. Sulla panchina di Val di Ceppo c'è coach Paolo Pierotti, sulla panchina di Venafro coach Mascio, ex di Venafro come giocatore, cresciuto nella squadra della propria città, e quindi una persona che in panchina avrà la sua importanza. Ora un minuto di silenzio. Pronti per la palla 2, la Val di Ceppo scende con il quintetto con Burini, Meschini, Orlandi, il capitano Casuscelli e lungo Giovagnoli, mentre dall'altra parte Krushev che si è perso a saltare, Moretti, Tamburrini, Prete e Smorra sono partiti, subito Smorra chiama il gioco in attacco, pugno, pick and roll laterale, subito palla Krushev, toccata, rimessa Venafro. Abbiamo visto già quello che sarà probabilmente uno dei giochi più adottati dal Venafro, tra Smorra e Kushev.
Tamburini, pick and roll, Khrushchev, ora la palla ce l'ha il numero 3 Smorra, fischiata infrazione di passi, un po' discutibile dal mio punto di vista. Rimessa Burini, il capitano Casuscelli si appresta a iniziare l'azione, consegnata Orlandi, la ribalta per Burini, ancora pick and roll, Federico uno contro uno, vede Giovagnoli fuori, di nuovo pick and roll con Orlandi, uno contro uno, Casuscelli da tre punti, palla finisce Sello, rimbalzo di Smorra che conduce il contropiede, ancora subito pick and roll centrale, sempre con Khrushchev, uno contro uno di Prete, ottimo il canestro in secondo tempo con la mano sinistra, ottima linea di fondo, ottimo gesto. Sì, ottima anche il movimento di Khrushchev che andando all'interno dell'area pitturata ha liberato lo spazio per lo scarico su Prete, abile nella finta e nella penetrazione, prendersi la linea di fondo. Ora vediamo Meschini dall'altro lato con un'azione insistita, riesce subito ad impattare. Buon gioco comunque di Umberto che sfrutta la fisicità, che è appunto una delle sue doti principali. Uno dei risultati migliori, ma abbiamo visto comunque che il numero 11 Tamburini ha tenuto nell'uno contro uno, poi Umberto comunque è stato bravo a fermarsi all'interno dell'area, usare il piede perno e segnare i due punti. Rimessa per Venafro. Ora c'è Moretti, ancora gioco pugno, questa volta inizia con un consegnato. Avanti ancora, la palla va dentro, Khrushchev cerca il Smorra dall'altra parte, uno contro uno con Casuscelli, si arresta a tre punti, la palla entra, esce, rimbalzo, faticato, si sviluppa il contropiede della Val di Ceppo con Meschini. Meschini non riesce a concretizzare il contropiede primario, la palla riprende Casuscelli, Casuscelli chiama un gioco. Mano sul lato forte. Ora va Burini che viene chiuso sulla linea di fondo, sbaglia il passaggio, la palla va direttamente a Smorra, uno contro uno, va uno contro uno e bravo Smorra a tenere il contatto, il recupero di Meschini a segnare i due punti. Dall'altra parte Casuscelli a tutta velocità per Burini, Meschini libero, Casuscelli prova a dare subito la palla dentro, piedi di Khrushchev, ma le due squadre quando accelerano probabilmente danno il meglio di loro. Sì, abbiamo visto proprio in questo, fatto salvo appunto il primo minuto e mezzo in cui si è andato un po' più tranquillamente, le squadre hanno subito accelerato nella loro fase offensiva, rapidi cambi di fronte. Probabilmente la Val di Ceppo ha avuto due occasioni per tirare nell'azione precedente, sia con Meschini che con Casuscelli, diciamo che il tiro era ben costruito, ci poteva stare. Ora c'è la palla persa per la Val di Ceppo, riprende appunto Venafro sempre con il solito Smorra. Questa volta gioco corna, doppio picchero all'alto, va la parte di Khrushchev e fischiato fallo a Casuscelli. Rimessa dal fondo, rimessa laterale, scusate. Se ne occupa Moretti. Blocco cieco di animale per Khrushchev. Ora la palla va a Tamburini. Tamburini consegnata per Moretti. Moretti uno contro uno, va dentro, stoppato da Burini. Ottima difesa, ottima difesa. Ora riparte Burini che serve Umberto Meschini. Tiro da tre corto, rimbalzo di Venafro che riparte con Tamburini. Tamburini ancora, Moretti. Uno contro uno, palla ribaltata, Prete, Khrushchev, Giovagnoli riesce a anticipare bene Khrushchev, ma il passaggio sicuramente non era dei migliori. Ora Federico Burini, pick and roll in transizione con Orlandi, arresto, tira tre punti, canestro, tripla alla Burini, direi tripla alla Burini. E Federico sicuramente non è che è insolito a fare queste cose, ma diciamo che è nel suo DNA. Palla Orlandi ora, sì, diciamo hanno fatto un po' sportellate ma nel lecito. Sì, sicuramente Matteo
Orlandi se ne vuole occupare, lo vuole anticipare, gli vuole stare vicino, vuole fargli sentire che c'è e che sarà dura. Sicuramente è stato scoutizzato come un giocatore pericoloso, visto come si comporta la difesa di Orlandi. Intanto tiro, fallo e canestro. Diciamo che la fisicità di Kuchev contro Giovagnoli in questa azione si è fatta sentire e il pivot è andato in lunetta con il tiro libero supplementare. Sì, la classica ingenuità di lasciare spazio a uno magari con una certa fisicità, appunto come Kuchev, che riesce a prendere un rimbalzo a determinate condizioni. Sicuramente Giovagnoli migliorerà quello che taglia fuori. Ora vediamo contropiede di Venafro con il canestro di Moretti servito da Tamburrini. Sì, piccolo break, 9-5 Venafro. 9-5, brutta palla persa di Casuscelli. Brutta palla persa. L'atteggiamento di Venafro è quello comunque di mettere pressione ai ragazzi di Coach Pierotti, comunque non farli allenare, non farli alzare troppo la testa, e in questo momento sta funzionando perché Valdicepo comunque credo che abbia già 3 palle perse. Rimessa, ora Meschini 1 contro 1, c'è cambio nel pick and roll con Orlandi, finta, lo fa saltare, canestro di Meschini. Questa volta buona azione di Meschini, che ha sfruttato il cambio con il numero 4, con il numero 5 Prete, e l'ha fatto anche saltare, quindi ottima azione offensiva. Ottima la rotazione difensiva con Burini che accorcia su Prete, Orlandi recupera, possesso rimane comunque al Venafro che ha però soli 5 secondi nell'azione da giocare. Ora il time out, credo chiamato da Coach Pierotti se non sbaglio. Timeout chiamato da Coach Pierotti perché sicuramente ha visto un attacco non fluido e quelle palle perse che hanno lasciato i contropiedi a Venafro. Diciamo canestri contropiede più canestri da rimbalzo offensivo, il coach non è sicuramente contento. Senz'altro, conoscendolo non sarà comunque soddisfatto al momento e vorrà migliorare appunto questi aspetti di cui precedentemente parlavi. Io in questo momento ne approfitterei per ricordare quelli che sono gli incontri della giornata, perché nel girone D di Serie B non si è giocato neanche un anticipo e si stanno giocando Montegranaro Isernia, San Severo Pescara, Monteroni Porto Sant'Elpidio, Campli Rimini, Bisceglie Taranto, Giulianovo Ortona, e questa sera alle 9 si giocherà Senigallia-Matera. Rientrano in campo le squadre, nessun cambio tra le file di nessuno dei due team, e si riprende appunto con la rimessa da fondo. Vediamo, probabilmente ha studiato qualcosa Cosmascio per... Sì, avrà sicuramente approfittato del timeout chiamato dal suo collega, magari sfruttando qualche tipo di rimessa. Non è stata delle migliori, Krucev non ha preso palla, tiro di Moretti con 3 secondi, ora Burini apre Casuscelli, libero da 3 punti, non guarda il canestro, guarda i compagni, consegnata Orlandi, Meschini 1 contro 1, sempre di Meschini, questa volta va, mette la seconda, supera fondo. Moretti e realizza un comodo layup. Diciamo che in questo momento il cambio sul pick and roll non funziona. Prete da 3 punti, a palla va sul ferro, Krucev al rimbalzo, ottimo, gli spizzica l'aiuto di Umberto. La riprende però ancora Moretti, ancora un'altra azione d'attacco per Venafro, ancora pick and roll con Krucev, smorra, tiro cadendo all'indietro, tiro difficile però ben realizzato dal piccolo esterno di Venafro. Giovagnoli, ora c'è una specie di zona match up chiamata dal coach, partono a uomo, poi vanno a zona, ancora Meschini 1 contro 1, tiro brutto,
spinta clamorosa del numero 11 Tamburrini e rimessa per Valliceppo. Nel frattempo si cambia nelle file Valliceppo, esce il numero 13 Casuscelli, obiettivamente poco incisivo in questi primi minuti, ed entra il numero 10 Meccoli, alza un pochino il quintetto e trova un altro esterno importante in campo. Sì, per Venafro nel frattempo è entrato Minchella al posto di Prete. Le squadre ora hanno ripreso appunto con Burini, che trova Orlandi che ce l'ha e la mette. Sì, diciamo che questa zona non ha funzionato al meglio. Obiettivamente ancora non ho capito come si sono schierati, se è una match-up o una zona a ruoli fissi. Comunque Tamburrini in attacco, uno contro uno, la palla finisce sul ferro, poca circolazione di palla a parte di Venafro, quasi assente, palla al bacio, Giovagnoli però sbaglia. Non era facile perché in corsa così, girarsi su se stesso e appoggiare, ottimo gesto atletico, peccato per l'errore. La Valliceppo sta difendendo bene, sono diverse azioni che sta difendendo bene, se riesce a trovare quella giusta continuità in attacco, diciamo, sarebbe importante per riuscire a creare un mini break e prendere sicurezza. Ora Orlandi va di nuovo da tre, questa volta il ferro sputa la palla e Tamburrini si ripropone in attacco, fa cost to cost, Giovagnoli è costretto a fare fallo. Sì, diciamo, saranno due liberi per Tamburrini. Sì, diciamo che Venafro quando accelera dà il meglio di sé. La Valliceppo sta difendendo bene, ma consentimi di dire che Venafro sta attaccando veramente male, perché nelle ultime azioni c'è stato un passaggio, un tiro piuttosto statici, e quindi chiaramente la difesa viene agevolata dalla cattiva circolazione di palla. Però vediamo che sia il numero 11 Tamburrini e Smorra, quando comunque decidono di accelerare, riescono a fare ottime cose. Nel frattempo è entrato il numero 6 Cancelli al posto del numero 11 Tamburrini. Ora vediamo che Burini inizia l'azione. Fallo tirando la maglia del numero 6 Cancelli, ci poteva stare anche l'antisportivo. Ha cercato sì di superare il blocco. Sì, abbiamo visto che Valliceppo sta ultimamente usando questo blocco zip sul lato forte per giocare pick and roll centrale. Ora rimessa, Burini da tre punti, libero, arresto, tiro, va bene il taglio di Jonas Bracci, che la prima palla che tocca la trasforma in due punti. Bene in campo questa volta il pivot di Valliceppo. Probabilmente passi, esatto, sì. Partenza a testa bassa, magari cercando l'appoggio del difensore che non c'è stato, ha perso l'equilibrio nel passinetto, seppur si lamenta, Smorra, ma non potrebbe essere altrimenti. Passi ed è il secondo di Smorra, con Panzieri che prende il posto di Matteo Orlandi. Sicuramente più centimetri e qualche chilo in più in questo momento per Valliceppo. Rimessa del numero 18 Bracci, Burini chiama maglia, gioco d'attacco, vediamo attraversamento orizzontale di Meschini, parte subito uno contro uno, questa volta vede Meccoli, ma il passaggio è stoppato letteralmente da Cuscia, e ora Moretti va uno contro uno contro Panzieri, si ferma Smorra cerca Kuscev, ora è raddoppiato S. Meschini ruotando e il tiro è sbagliato da parte di Minchella, il capitano di Venafro. Ora Meccoli, arresto tiro del numero 10. Reimposta il numero 6 Cancelli, Smorra, uno contro uno di Venafro, Meschini difende e riesce a stoppare Burini,
va in contropiede, in transizione, arresto, tiro e tre punti. E time out di Venafro necessario, perché Venafro appunto ha giocato male qualche possesso in attacco. Ora c'è questo che è stato un mini break appunto di Val di Ceppo, ora 17-13 avanti a 1 minuto e 25 alla fine del primo quarto. Quindi è necessario per coach Mascio fare un po' il punto della situazione per cercare di ridare organizzazione ai suoi. Sì, diciamo, continua il trend degli attacchi poco luci di Venafro, perché gli uno contro uno sono stati presi bene, ma poi sono finiti più che altro in proteste e non ci sono stati né scarichi né tiri puliti. Per quanto riguarda la situazione al tiro, la Val di Ceppo ha messo a segno tre triple, appunto due con Burini, che ha un buon 2 su 2 al momento. Tre triple su 7 tentativi, Venafro 0 su 5. Sì, sicuramente Val di Ceppo è una squadra che fa del tiro dai 6,75 una delle sue armi migliori, soprattutto quando riesce ad andare in transizione, a farla in transizione e a farlo a rimbalzo, dopo un rimbalzo d'attacco. Nel frattempo vediamo il numero 11 Negrotti in campo per la Val di Ceppo, con la fasciatura al gomito dopo l'operazione della scorsa estate. Nel frattempo, lontano la palla, è stato fischiato fallo al numero 17 Chiari, probabilmente per una spinta sul numero 18 Jonas Bracci, e l'arbitro non ha avuto dubbi e ha fischiato. Quindi palla recuperata Val di Ceppo, però abbiamo visto dalle prime azioni che Venafro dal rientro del timeout ha voluto sicuramente seguire e non andare a giocarsi l'uno contro uno immediato come ha fatto nelle ultime azioni. Nel frattempo Val di Ceppo continua con Meschini, Negrotti libero a tre punti, canestro. Sappiamo bene che Lorenzo Negrotti ha nel suo DNA anche lui il tiro ai tre punti, ha tanto estro e può essere un giocatore molto importante per il coach Umbro. Ottima recuperata ora sullo scarico di Smorra. Meccoli era pronto lì ad attendere, vediamo cosa fischia. No, prima del tiro, anche se proprio per un centesimo di secondo. Saranno due liberi per Meccoli. Beh, Negrotti è uno di quei giocatori che se gli lasci quel mezzo metro libero ti punisce. Sì, è un ragazzo che sicuramente trova immediatamente la fiducia, il canestro. Poi ha tante armi, perché ha un uno contro uno micidiale, ha piedi rapidi, è preciso, quindi sarà sicuramente una spina nel fianco per Venafro. Nel frattempo a Val di Ceppo da un piccolo allungo si porta sul più 9, 22-13 con 28 secondi da giocare sul cronometro. Tamburrini esce da un blocco verticale, questa volta ben eseguito lo schema da parte di Venafro, e Tamburrini con un ottimo arresto e tiro. Di nuovo zona, sembra di andare pick and roll. Negrotti vede Panzieri, tiro a tre punti, va sul ferro a rimbalzo, ma niente da fare. E nel frattempo Negrotti riesce a fare un canestro incredibile, però abbondantemente dopo la sirena. Da replay, un trick shot da replay, purtroppo fuori tempo massimo, non varrà. Ecco, diciamo che sì, magari l'ultima azione, l'ultimo possesso, c'è stata una salita dal fondo appunto magari un po' lenta, il tiro che ne è venuto fuori è stato difficile. Un buon più 7 alla fine del primo quarto per la Val di Ceppo, che ha mostrato comunque freddezza quando Venafro sembrava avere l'inerzia dalla sua parte, ed è riuscita appunto dopo il time out, quindi nel momento in cui magari Venafro avrebbe potuto dare la miglior risposta, è riuscita a tener botta allungando ulteriormente. Una buona risposta da parte dei ragazzi di coach Pierotti. Sì, sicuramente
sicuramente alzando un pochino la difesa ha costretto a tanti uno contro uno i ragazzi di Coach Mascio. Questo ha portato a poca circolazione di palla, quindi difese schierate, pochi spazi, tiri sporchi e anche i contatti non vengono poi sanzionati dagli arbitri perché le difese sono pronte e quindi Venafra ha trovato grosse difficoltà. Dall'altra parte abbiamo visto nell'ultima azione però uno dei giocatori più importanti, Tamburrini, che se sa sfruttare bene i blocchi e se proprio i compagni lo cercano con continuità sicuramente può essere un giocatore che farà male alla Val di Ceppo. Tra l'altro Tamburrini e Smorra sono i due giocatori di Venafra a 4 punti, quelli che hanno segnato appunto di più. Dalla parte della Val di Ceppo abbiamo Burini e Meschini con 6. Sì, ora c'è Meccoli che organizza l'azione d'attacco. Di nuovo zona per Venafro, uno contro uno, Negrotti vede libero il numero 10, Meccoli trova Bracci, ribalta per Panzieri, uno contro uno, bravissimo il numero 20 Val di Ceppo, Bracci prende il suo rimbalzo, gli toccano la palla, è fuori, però una discreta circolazione di palla è riuscita a scardinare la difesa avversaria, anche perché il numero 20 della Val di Ceppo è andato a tirare vicinissimo a canestro. Sì, palla che è uscita tra l'altro per un non nulla. Ha insistito bene la Val di Ceppo, ha avuto la pazienza di aspettare il varco e quindi è scaturita comunque un buon tiro, un buon rimbalzo e un secondo possesso ancora per la Val di Ceppo, appunto, che ora è in attacco con Negrotti che sistema la squadra. Passa dal lato sinistro al lato destro alla ricerca di Meccoli che si guadagna un fallo del numero 12 Moretti e sarà rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo contro la zona della squadra molissana. Ora lì si dimenticano completamente Panzieri sotto al canestro. 2 punti facili. Non attentissima questa difesa dei ragazzi con la maglia blu e bianca. Ora Tamburrini per il capitano. Ora Smorra a 3 punti, si alza, rimbalza di Panzieri. Meschini spinge Negrotti, uno contro uno, ritorna da Bracci, riesce la palla, la ribalta uno contro uno di Burini, arriva, batte facilmente Minchella e realizza il più 11 per i suoi, massimo vantaggio Val di Ceppo. Vediamo ora Tamburrini con Chiari, appunto la palla gira ancora, arriva Smorra che cerca con Meccoli che sta benissimo su Smorra, lo tiene sta benissimo. Alla perfezione, ora lo perde Burini un attimo, Tamburrini che però il tiro non va. E ancora la Val di Ceppo a riproporsi in attacco, la palla che spassa sempre tra le mani di Burini e Meccoli, di nuovo Burini che cerca di sfruttare il blocco alto, ritorna la palla a Meccoli che pesca benissimo, canestro più fallo. Sì, ottima azione di Bracci, perché partenza zona poi si trasforma in un uomo, ma obiettivamente escono sul pick and roll, cercano di essere aggressivi ma è un'aggressività poco efficace perché i passaggi riescono sempre pulitissimi e la palla arriva sempre dentro l'area pitturata, dentro lo smile. Assolutamente da rivedere la difesa di Venafro. Assolutamente, Bracci nel frattempo ha trasformato il gioco da 3 punti e la Val di Ceppo sale a 29 punti contro i 15 di Venafro. Doppio piccherò l'alto, Kusev consegnato, ora la palla a Chiari, ribaltamento per Moretti, consegnato ancora Moretti, Tamburrini, sembra una mezza ruota. Il tiro di Smorra, la palla entra, esce, poi no scusate, il numero 9 Minchella, la palla entra, esce, poi alla fine i 3 punti si,
si vengono a realizzare. 18-29, ora Burini, pick and roll, vede il canestro, la palla va lunga, si lotta a rimbalzo. Negrotti, fallo tattico perché il numero 11, Tamburrini, era partito nell'uno contro uno in velocità ed è sicuramente una delle cose che sa fare meglio. Lorenzo Negrotti ha visto bene di bloccarlo immediatamente con un fallo. Capitano Minchella, esce Moretti. E passi, il terzo passi della partita da parte di Venabro, se non sbaglio. Terzo passi, obiettivamente sono poi palle perse che si pagano alla lunga, perché palla in mano, gioco eseguito, finisci con un passi, è sicuramente provato. Nel frattempo Negrotti si impappina, la palla arriva a Meccoli, Bracci non fa altro che tagliare in area e riesce e segna di nuovo sotto al canestro. Eccola come si paga il passi, l'aveva appena detto. Venafro aveva la possibilità, dopo aver segnato, difeso bene, recuperato, di andare di nuovo a segno e magari accorciare e cambiare l'inerzia dalla sua parte. Non ne ha approfittato. Passi, ottimo canestro di Bracci pescato da Meccoli, reattivissimo tra l'altro, perché si è ritrovato la palla in mano e l'ha pescato immediatamente. Ora c'è stato il cambio per la Val di Ceppo, è uscito proprio Meccoli e è rientrato Meschini. Rimessa dal fondo per Venafro con Tamburrini, pescato Serena 3, la mette, l'abbiamo letto. Seconda tripla di Venafro in tutta la partita, però seconda consecutiva. Sì, più che altro Burini si è completamente dimenticato del numero 11 Tamburrini. Nel frattempo si dimentica di difendere. Nel frattempo Negrotti va uno contro uno, assist per Bracci che, ricordiamo, non fa altro che tagliare verso il canestro. Ora fallo del numero 20 Panzieri su Kuscev. Su Kuscev, sarà rimessa dal fondo per Venafro. La farà il numero 17 Chiari. C'è Moretti, pick and roll, Minchella, tre punti, canestro. Minchella tripla. E ora con le triple Venafro si rifà sotto. Sì. Si rifà sotto e coglie impreparata la difesa di Val di Ceppo. Panzieri a tre punti, tiro un po' pensato, quindi fuori ritmo. Meschini preferisce ragionare, ritorna a Panzieri che ritenta la tre ma ancora fuori. Sì, Tamburrini a condurre il contropiede per Moretti, tripla, non va. Meschini rimbalzo, ora c'è bisogno di ragionare. Uno contro uno, Bracci, Panzieri a rimbalzo e diciamo che in questo momento Val di Ceppo non sta attaccando con una grossa fluidità e questo ha permesso a Venafro di ritornare nel punteggio e una distratta difesa soprattutto nei 6-25 ha permesso di accorciare Venafro le distanze. Ora Negrotti non fa il massimo sicuramente nell'uno contro uno e due punti facili per il capitano Minchella. Tra l'altro in striscia Minchella perché 8 punti in questo secondo quarto con due triple e la penetrazione. Rientrano ora Smorra per Moretti e prende per Chiari. Per la Val di Ceppo entra Anastasi e rientra Giovagnoli. Escono Negrotti. Sì, è uscito Anastasi per Negrotti, è entrato Giovagnoli per Panzieri. Ora Meschini pick and roll con Bracci, il passaggio è nelle mani, si lotta, bravissimo Giovagnoli che lotta ancora, la palla però la riprende il numero 11 Molisano, a tre punti il capitano, rimbalzo Tamburrini da dentro l'area, canestro. Time out Pierotti, subito almeno 5, siglato da Tamburrini.
Sì, nel momento in cui Valdiceppo sembrava essere in controllo della gara, si sono distratti due volte di fila sull'arco dei 6.25, due brutte azioni e, come dice Flavio Tranquillo, gli dei della pallacanestro hanno premiato chiaramente Venafro, che si ritrova sul meno 5. Sul meno 5, sì, coach Pierotti adesso cercherà nel time out di tranquillizzare comunque i suoi che hanno corso tanto, magari c'è stata appunto per questa ricerca rapida del tiro, questa qualche azione confusa magari, quindi creare un attimo ordine e ricominciare a fare quello che si era fatto fin prima. Sì, assolutamente, a lungo, triple, tanti canestri segnati dentro l'area, quindi buona circolazione, buone soluzioni, tante cose positive, e quando sono tante cose positive magari ci sono dei momenti in cui magari c'è da ragionare un po' di più. In quel momento Valdiceppo però ha avuto fretta, o magari la tensione dei ragazzi di coach Pierotti è semplicemente calata un po' e ha permesso a Venafro di rientrare in partita. Ora di nuovo Meschini pick and roll con Giovagnoli, uno contro uno, Orlandi libero da tre punti, la palla va corta, lo stesso Orlandi che prende rimbalzo, di nuovo azione di attacco per Valdiceppo, Burini uno contro uno contro Orlandi, la palla è un po' sporcata, Giovagnoli tiro frontale, la palla toccata da Orlandi e rimessa per Venafro. Questo era un buon tiro costruito bene, questo deve fare la Valdiceppo per ritrovare la giusta lucidità. Ora Tamburrini che gira su Prete, cerca basso Kuscev, si gioca l'uno contro uno spalle a canestro, Prete zigzagheggia in area ma sbaglia appoggiando con il sinistro, Anastasi servito da Burini che ribalta appunto su Meschini gioca picchero al centrale, va dentro, trova fallo in attacco, scusa, finisce per scontrarsi, fallo in attacco, palla persa di nuovo Valdiceppo. È stato abile il difensore perché Umberto aveva già saltato per lo scarico e si è proprio posizionato nell'area giusta. Si è posizionato nel momento giusto, diciamo che stavamo lì, si poteva anche non fischiare. Però sì, considerando che poi tanto scaricava. Però l'arbitro ha deciso per il fallo. E quindi è palla di nuovo in mano al numero 11, Tamburrini, che incomincia l'azione. Il capitano Minchella, Kuscev, uscite per smorra, ancora Tamburrini, nuovo pick and roll centrale, palla accompagnata di Tamburrini, non ha esitato, era chiaramente visibilissima, visto che l'arbitro era proprio alla sinistra del giocatore, non ha esitato e fischio ineccepibile. Orlandi uno contro uno, gli scappa la palla, Burini arresta, tiro da tre punti sbagliato, Meschini corre, prende rimbalzo, di nuovo azione d'attacco, di nuovo Burini pick and roll con Matteo Orlandi, uscita ancora Orlandi, Anastasi libero da tre punti, tiro sbagliato, rimbalzo conquistato dal numero 6 Burini, la dà immediatamente al numero 15 Giovagnoli, che da sotto canestro subisce il fallo di Kuscev e andrà in lunetta con due tiri liberi. Nel frattempo cambio nelle file molisane, rientra il numero 12 Moretti, esce il capitano Minchella, sicuramente ottimo l'apporto dato da Minchella in questo momento. Davvero capitano nel momento del bisogno, si è fatto sentire, ha trovato buoni tiri. Ora è giusto appunto rifiatare un attimo, tre minuti dalla pausa lunga. Nel frattempo Giovagnoli ritorna a smuovere il tabellino per la Valdiceppo dalla linea dei liberi, più 7 Valdiceppo a poco meno di 3 minuti dal riposo. Prete che rimanda palla
ancora Smorra stenta il tiro, ma c'è un'ottima difesa di Orlandi e prende la passa probabilmente alta, tanto che Kuscia pensava fosse per qualcun altro dietro, non so. Sì, assolutamente incomprensione tra i due giocatori di Venafro. E palla recuperata da Valliceppo. Doppio piccherò centrale. Giovagnoli. Libero Anastasio da tre punti. Il tiro è lungo, si trasforma in assist per Orlandi, che non deve fare altro che prendere la palla ed appoggiarla dentro. Anche un po' di fortuna per questa Valliceppo. Che non guasta mai. Non guasta mai. Moretti, uscite per Tamburrini, sempre marcato dal numero 6 Burrini. Ora Smorra, che riesce in un canestro molto difficile perché Meschini gli era davanti, ha alzato le braccia e è riuscito a, sì, una gran bella tripla, a segnare tre punti da parte di Smorra. Ora Orlandi, un long two che non va e recupera. Orlandi vede il suo difensore fermo e decide per il tiro immediato. Moretti, tempo a impostare il gioco. Moretti, Kuscev, ribaltamento, ancora pick and roll. Kuscev sfrutta il mismatch, Orlandi riesce a toccarla, mancano due secondi, Smorra tre punti, fischio obiettivamente inesistente dal mio punto di vista. Però sinceramente noi abbiamo la fortuna di avere il replay qui davanti a noi, ora per curiosità lo rivedrei. Lo rivediamo. Anche io non ho avuto l'impressione, sicuramente un'ingenuità. Saranno tre liberi, comunque tre liberi, no, pesanti, no. Direi. Allora, possiamo dire con tranquillità che il fallo è inesistente e obiettivamente è stato Smorra andare a cercare il contatto col difensore allungando la gamba e quindi, diciamo, è stato più furbo Smorra che ingenuo Orlandi. Sì, diciamo che possiamo concludere così. Oltre che dal punto di vista tecnico, io questi gesti li punirei con un fallo in attacco, però è un punto di vista strettamente personale. In questo momento c'è Smorra che tira dei liberi e l'arbitro che ha deciso così. Nel frattempo si lotta a rimbalzo, il capitano Cassuscelli è rientrato in campo anche Panzieri. Tra l'altro terzo fallo di Orlandi questo, quindi comunque anche un fallo abbastanza importante poi nell'economia della partita. Comunque la Valdiceppo riparte con Cassuscelli che è rientrato e imposta ora il gioco appunto per i ponteggiani. Si va da Panzieri che cerca in penetrazione, la palla gli scappa, probabilmente sfiorata, sì, dal difensore, non è riuscito poi a controllarla, sì. Venafro ha l'opportunità di riaccorciare ancora. Smorra ora a superare la metà campo, cerca Tamburrini che va da Moretti con la tripla che non va. Panzieri al rimbalzo e Meschini di nuovo a riproporre i suoi in attacco, che va fino in fondo, prova, prende fallo di Tamburrini. Bene l'uno contro uno di Meschini, cerca immediatamente il terzo fallo, tra l'altro lo speaker ha detto di Tamburrini, anche questo è un terzo fallo importante. Subito il cambio di coach Mascio, infatti, e rientra Montanaro, che credo non sia entrato precedentemente in partita, mezzo ingresso anche lui. Meschini, lunetta, e come nelle altre partite, Alessandro, non commentiamo i tiri liberi, rispettiamo la tradizione, no comment nei tiri liberi. Più 6, 58 secondi da giocare e palla in mano a Smorra. Smorra va subito uno contro uno, cerca immediatamente il centro dell'area, si va a scontrare contro le maglie bianche Valdiceppo. La palla viene toccata proprio da uno dei ragazzi di coach Pierotti, sarà rimessa per Venafro dal fondo. Smorra uno contro uno, arresto, e questa volta
bravissimo Kuchev a prendere posizione al centro dell'area e bravissimo Smorra a vederlo, perché comunque era riuscito a far saltare Meschini, era pronto per tenere tre punti, ma ha preferito l'assist per il proprio compagno di squadra. Due punti facili per Kuchev. Ora Panzieri in attacco per il numero 5 Anastasi, che ricordiamo è uno dei tiratori migliori per coach Pierotti. Questa volta è libero, è in equilibrio, ma il tiro sembra non voler entrare in questo momento per fallo in attacco di Kuchev, che se non sbaglio è il suo secondo fallo. Probabilmente nel cercare la posizione ha ostacolato il difensore della Val di Ceppo nell'uscita dal blocco. Sì, abbiamo visto Anastasi cadere a terra e l'arbitro ha deciso per il fallo in attacco. Ora vediamo, perché sarà l'ultimo possesso, 11 secondi sul cronometro. Giovagnoli per Meschini, che cerca l'uno contro uno, lo scarico per Anastasi, tripla e canestro più fallo. 3 secondi dalla fine, appunto, come avevi preannunciato, Anastasi è uno dei migliori tiratori, cecchino scelto per la Val di Ceppo, e non tradisce. A 3 secondi dalla pausa riporta i suoi sul più 7 e appunto non commentiamo il libero, che va più 8. Time out per Venafro in questa occasione, rivedendo il replay per la par condicio lo commentiamo, e obiettivamente Smorra probabilmente ha saltato verso il tiratore. Anastasi non era ricaduto a terra, era ancora in fase di tiro nonostante la palla fosse uscita dalle sue mani. Smorra gli è andato addosso e sicuramente il fallo a questa volta era presente. Vediamo come si organizza l'attacco coach Mascio, con 3 secondi sul cronometro e la rimessa dal fondo da fare. Vediamo se sarà una palla lunga, cercando magari di sfruttare un lancio lungo, oppure magari prendere palla nella propria metà campo e cercare magari in 3 secondi di avvicinarsi il più possibile al canestro avversario ed effettuare un tiro presumibilmente in equilibrio. Sì, i secondi sono pochi, certo è che con pochi palleggi appunto sei già oltre la metà campo e potrebbe arrivare una buona soluzione. Molto dipende da quella che sarà la difesa ponteggiana, stiamo a vedere. Secondo me lancio lungo, decido per la metà zone campo. Press la Val di Ceppo, tiro di Smorra con Meschini e Giovagnoli addosso. La Val di Ceppo riesce a difendere il proprio canestro con il 3 più 1 di Anastasi, va sul podatoio sicuramente con il morale un pochino migliore degli avversari. È 35-43, l'ultimo commento di Alessandro, poi noi andiamo in pausa, ci rivediamo a pochi minuti dall'inizio della partita. Sì, prima della pausa ricapitolerei quelli che sono i punteggi individuali, partendo dalla Val di Ceppo con Negrotti 3 punti, Meschini 8, Panzieri 2, Giovagnoli 2, Orlandi 5, Meccoli 2, Anastasi 4, Burini 8, Bracci 9, Casuscelli l'unico della Val di Ceppo a non essere andato ancora a referto. Per quanto riguarda il Venafro, Smorra 9 punti, Tamburrini 9 punti, Moretti 2, Cancelli fermo a 0, Minchella tra l'altro non entrato, no è entrato sì 1 minuto e mezzo, Minchella 8, Montanaro, Chiari e Di Vito 0, Kuchev 5, Prete 2. Noi ci sentiamo tra 13 minuti abbondanti per riprendere appunto con questa terza giornata del campionato di Serie B, Girone D, tra Val di Ceppo e Venafro.
Eccoci tornati per la partita tra Val di Ceppo e Venafro, a 1:40 dalla ripresa delle ostilità. Diamo un piccolo aggiornamento dai campi del girone D della Serie B. Montegranaro sta conducendo contro Isernia 40-26 alla fine del secondo quarto. San Severo è avanti 41-29 contro Pescara. Monteroni 38-28, hanno già ripreso da 2 minuti il terzo quarto. Il Campli sta conducendo più 20 su Rimini 46-26 alla pausa lunga. Bisceglie contro Taranto 29-26, partita molto combattuta e dal punteggio non altissimo, almeno al momento. Giulianova è avanti su Ortona 41-29, anche qui la partita è già ripresa da 1 minuto. Sì, mentre qui al Palazzo Stellini di Ponte San Giovanni vediamo che sul cronometro mancano 35 secondi. Le due squadre sono nelle rispettive panchine e per ascoltare gli ultimi consigli dei propri coach. Sarà sicuramente una partita dove l'attenzione giocherà un ruolo importante, se non altro perché abbiamo visto tanti errori banali, tanti passi, palle, passaggi poco precisi,
e quindi probabilmente i ragazzi hanno un po' di tensione accumulata, perché comunque questa partita smuove la classifica e chi vince va a 2 punti e chi rimane sconfitto resta a 0 punti, e di conseguenza affrontare un'altra settimana con 0 punti sulla classifica non è sicuramente semplice. Tra l'altro è interessante notare come dalla parte della Val di Ceppo sono entrati tutti in campo, mentre Venafro anche, comunque coach Mascio ha fatto ruotare anche lui abbondantemente i suoi, tranne Di Vito appunto, che è l'unico a non essere entrato. Il gioco è ripreso ora sempre con lo stesso leitmotiv, Smorra che cerca di sistemare i suoi, poi va in penetrazione uno contro uno insistito contro Casuscelli, primo canestro di Venafro di questa seconda parte di gara. Sì, ora invece è Meccoli che imposta doppio uscita, uno contro uno di Meschini, fallo del numero 9 Minchella, che in questa occasione non è stato altrettanto rapido nello scivolamento difensivo. Meschini gli ha preso il tempo e con il fianco ha fatto fallo. Rimessa laterale per Val di Ceppo. Meccoli per l'uscita del capitano Casuscelli, immediatamente pick and roll, qua c'è un cambio, la riprende al volo prima di commettere infrazione Meccoli per Giovagnoli, il tiro è lungo, Smorra che commette il suo terzo passi, questa volta ovviamente un po' dubbio, però sicuramente da premiare la pressione di Meccoli, che dopo l'errore di Giovagnoli è rimasto lì, ha fatto pressione sulla palla e ha indotto l'arbitro poi a fischiare l'infrazione di passi su Smorra. Quindi sono 24 sul cronometro, palla recuperata e rimessa di nuovo di Filippo Meccoli. Probabilmente si andrà a cercare Casuscelli, eccolo, con un piede sulla linea non va, da 3 punti raccoglie Kushev il suo sesto rimbalzo e imposta ancora Tamburrini per Kushev, che cerca il ribaltamento e va ancora da Smorra. Questa volta non si gioca l'uno contro uno, va da Minchella che riapre su Tamburrini. Tamburrini tripla di tabella, fortunato, lasciato libero, comunque diciamo la tabella è abbastanza fortunata. Questa volta la fortuna ha premiato i ragazzi di coach Mascio con la tripla di Tamburrini. Ora passaggio sporcato e buona la difesa in questo momento di Venafro. Rimessa di nuovo del solito Meccoli, ancora cercando Casuscelli, passo di sicurezza per Giovagnoli, consegnato per Meschini, uno contro uno, di nuovo pick and roll, ancora Meschini, uno contro uno, si ferma, si arresta, forse muove un po' i piedi, infatti le proteste per passi, comunque l'arbitro non è dell'opinione del coach, e 2 punti per Umberto Meschini. Ora il capitano Minchella stende l'uscita di Smorra, marcato da Casuscelli, Giovagnoli mette pressione sul Kushev, Smorra di nuovo pick and roll centrale con Kushev, uno contro uno, vede bene Minchella che prende il centro dell'area, si butta, fallo del capitano Casuscelli e saranno 2 tiri liberi per il numero 9 Minchella. Una buona difesa poi sulla rotazione, Minchella appunto ha approfittato dello spazio lasciato, è andato subito in penetrazione, Casuscelli ha tentato il recupero, ma fallo netto comunque che c'era. Ora vediamo appunto il capitano del Venafro dalla linea dei liberi per cercare di riportare i suoi a sole 3 lunghezze di distanza. Ed è canestro e
palla ancora al capitano Casuscelli ad impostare l'azione. Dopo c'è con i Meccoli, è libero da tre punti, uno contro uno. Filippo Meccoli si scontra con Kuscev, riesce comunque a tirare, il tiro è sbagliato, la palla di Smorra, contropiede, trovano libero Tamburrini, Minchella ribaltamente, immediatamente ora la palla si muove per Venafro e sono molto più efficaci, ancora pick and roll, questa volta con tenimento, Kuscev lotta, rimbalzo e realizza, due punti importanti che riporta i suoi sul meno 1, 44-45. Ancora Casuscelli, blocco zip sul lato forte, subito pick and roll in corsa per Meschini, ritorna uno contro uno di Panzieri, due palleggi sul posto, arresto, tiro, questa volta Meschini salta di nuovo con la palla in mano e sono in frazione di palla, palla persa. Cambio nelle file a Valliceppo, esce il numero 13 Casuscelli, rientra il numero 6 Federico Burini, esce il numero 15 Giovagnoli e rientra in campo il lungo Jonas Bracci con il numero 18. Mentre i ragazzi di Perugia asciugano il campo, il coach di Venafro chiama il prossimo gioco in attacco. Sarà sempre Smorra a chiamare corna, doppio pick and roll in attacco, un po' spinta, questa volta Meccoli tiene uno, tiene due, la terza ripartenza di Smorra invece non riesce a contenerla e fa fallo cercando di rubare la palla da dietro. Rimessa ancora Venafro, Moretti, ribaltamento per Tamburrini, consegnato, pick and roll con Kuscev, non sfruttato, va dall'altra parte, fischiato, fallo al numero 6 Federico Burini e sarà rimessa dal fondo. Fasi un po' confuse, sì, diciamo esattamente un po' confuse. Con la Valliceppo che tra l'altro già è a tre falli di squadra, ora errore al tiro di Tamburrini, recupero di Burini con Meschini che riapre, cerca di dare rapidità, Panzieri salva il possesso, in caduta Burini, tenta il tiro da tre, non va, Kuscev, altro rimbalzo per Kuscev che poi consegna a Smorra per reimpostare la nuova azione offensiva di Venafro. Di nuovo il gioco corra, perché la centrale uno contro uno di Moretti che va fino in fondo e subisce il fallo del numero 18 Jonas Bracci, saranno due tiri liberi. Nel frattempo coach Pierotti rimette in campo Matteo Orlandi. Diciamo che Orlandi è quasi un playmaker aggiunto perché è uno di quei giocatori che riesce a dare ordine ai suoi e di ordine sicuramente hanno bisogno i ragazzi di coach Pierotti, perché le ultime azioni non sono state granché bene seguite. Nel frattempo i due tiri liberi del numero 12 Moretti portano in vantaggio di nuovo i suoi ed è più uno per Venafro. Attraversamento orizzontale, uno contro uno di Meccoli, la palla Orlandi cerca Meschini che poteva alzarsi per un tiro, poi all'ultimo decide di passare a Bracci, ha capito tutto Kuscev che si ritrova la palla in mano. Nel frattempo Smorra attacca immediatamente Burini, questa volta non è fortunato appoggiando a tabellone, Burini uno contro uno, salta il suo in maniera semplice e trova l'opposizione del giocatore in maglia blu e saranno due tiri liberi per Federico Burini. Solito no comment nei tiri liberi, lo ricordiamo perché magari a volte qualche silenzio. Tra l'altro non ho visto se il fallo è stato fischiato a Smorra, credo. Zero su due di Burini dalla lunetta e non è un buon segnale, però
la partita è ancora lunga e vediamo Venafro attaccare, muovere la palla, doppio consegnato, arriva un picchero al centrale alla fine, Orlandi ha cambiato, smorra, riesce a liberare in angolo, arresto, tiro di Tamburrini sul finire dei 24 secondi, la palla di Meschini, ora Orlandi, Orlandi per Meccoli, Meccoli vede ancora Orlandi, cerca Burini, pick and roll, va uno contro uno, si gira, il difensore è fermo, il tiro è corto, Meschini scivola, fase abbastanza confusa, di nuovo Tamburrini va uno contro uno, arriva Meccoli da dietro, probabilmente gli prende la palla, l'arbitro nella stessa posizione, è fischiato fallo, la Valliceppo è in bonus e saranno due tiri liberi per il numero 11 Tamburrini Mario. Ecco, arriva ora un altro cambio da parte di coach Pierotti, esce Meccoli l'autore del fallo e rientra Negrotti. Per Tamburrini sì. Ora i due liberi. Sì, sicuramente il coach l'attivo di Gubbio è attualmente sulla panchina perugina, sta cercando di far quadrare, come si dice, il cerchio, cercando con i cambi di ristabilire quell'equilibrio che aveva a fine primo tempo. Ora è Orlandi a gestire l'azione per Burini, questa volta il piccolo centrale ha giocato con Bracci, trovato Meschini, tiro da tre punti, il tiro è lungo, si lotta a rimbalzo, la palla è di Venafro, smorra ancora con la palla a gestire l'azione d'attacco per i ragazzi molisani, uno contro uno di Minchella con Orlandi si preoccupa del passaggio, lascia spazio a Minchella che si arresta da tre punti e porta a più 5 di lunghezza di vantaggio di Venafro. Sì, per la Valliceppo solo due punti in questo primi 5 minuti del terzo quarto. Ora c'è un fallo su Meschini del numero 12, Gioele Moretti, classe 1993. La giornata calda, Alessandro, porta tanta umidità in campo, diciamo, vediamo oltre il sudore dei ragazzi, c'è anche da asciugare spesso il pallone e magari non sempre il controllo della palla è colpa di chi la gestisce, ma magari anche qualche un po' di umidità. Ora Orlandi sbagliato da tre punti, gioco maglia da parte di Venafro, si incarica ancora il numero 3 smorra, palla Kuscev consegnata per Tamburrini, nuovo pick and roll centrale, Tamburrini di sponda per Moretti, si alza da tre punti, tiro sbagliato, Negrotti parte immediatamente, 3 contro 3 in campo aperto, Negrotti va, Orlandi libero da tre punti, il tiro è lunghissimo, la palla la prende direttamente Smorra, Mora che va in contropiede, Moretti uno contro uno, ostacolato benissimo da Meschini che riesce a difendere, il tiro è completamente errato, questa volta Orlandi va in contropiede, prende il centro dell'area, il fallo è fischiato al numero 9, è un fallo antisportivo perché probabilmente l'arbitro ha visto la chiara intenzionalità di non cercare la palla ma di andare direttamente sull'uomo. Ed era chiaro un po' per tutti, tra l'altro Minchella commette così il suo terzo fallo. Ora c'è, dopo il time out si riprenderà appunto con il libero e il possesso, se non sbaglio. Sì, saranno due tiri liberi perché l'azione era chiaramente un'azione di gioco e quindi saranno due tiri liberi più possesso palla. 3 e 33 meno 5 per Valliceppo e ha la possibilità con due liberi più un possesso di riavvicinarsi, se non pareggiare i conti con la squadra molisana. Purtroppo sono stato bravo nel prevedere una partita con tanti errori perché abbiamo visto un po' di confusione e obiettivamente sia l'una che l'altra squadra
cercano nella difesa l'arma migliore per poi ripartire in contropiede. Non sempre però le difese sono così buone e non sempre magari la gestione dei possessi offensivi sono altrettanto sufficienti. Buon 2 su 2 di Orlandi, ora la Val di Ceppo riparte con la rimessa da metà campo, Burini ad impostare l'azione, si cerca Meschini sulla linea da 3 che arresta, tiro, non va. Tamburini a rimbalzo, la sfiora Orlandi ma il possesso rimane comunque della squadra ospite. Sì, abbiamo visto ancora l'utilizzo di questo blocco zip, ovvero blocco sul lato forte con un pick and roll centrale. Questa volta Meschini si è fatto trovare un po' indeciso e ha fatto un tiro fuorietto, ma un tiro che però ha nel suo bagaglio tecnico. Nel frattempo Orlandi va uno contro uno, Negrotti si incarta un po'. Il numero 5 Prete va uno contro uno, tira con la mano sinistra, è clamorosamente fuori equilibrio, la palla va a Burini che in transizione usa la sua arma migliore, ovvero il tiro da tre punti. Questa volta la mette, pareggia i conti, 50-50 e il gioco mai in attacca per Venafro con il numero 11 Tamburrini per Smorra. Dai e vai con Tamburrini, buona difesa di Orlandi, la palla recuperata di Burini, vede Orlandi libero sui tre punti, decide di passare a Negrotti la ribalta ancora per Orlandi, uno contro uno di Burini che alza la parabola e la palla prende il ferro, Jonas Bracci non riesce a trattenere e Smorra di nuovo la palla in mano. Tra l'altro da segnalare tre difese consecutive di Orlandi sull'attacco di Venafro che hanno consentito appunto di arrivare alla parità con la super bomba di Burini. Importante appunto anche caratterialmente l'apporto di Orlandi per questa squadra. Ed ora ottima difesa di Val di Ceppo con infrazione di 24 secondi da parte di Venafro. Abbiamo visto un cambio sul pick and roll, però poi ben difesa l'area e i giocatori di Venafro non sono riusciti a sfruttare il mismatch e soprattutto hanno commesso infrazione 24 secondi. Ora ancora Burini uno contro uno. Ottimo. E questa volta apre letteralmente un'autostrada al proprio compagno di squadra, il numero 18 Jonas Bracci, che l'appoggia facile a tabellone. Ottima penetrazione e scarico di Burini. Nel frattempo è rientrato in campo Filippo Meccoli per Umberto Meschini. Smorra ad impostare l'azione, uno contro uno insistito, poi cerca lo scarico su Prete che vuole il tiro da tre, fa il classico passetto all'indietro. Ottima recuperata di Orlandi che sta mettendo tutto in fase difensiva. Meccoli, grande penetrazione su Prete, lascia lì l'avversario e appoggia tranquillo il layup. Il più 4 Val di Ceppo. Più 4 Val di Ceppo e tutto viene da un'ottima difesa. Abbiamo visto i ragazzi di Coach Pierotti anticipare, mettere le mani, essere pronti sulle linee di passaggio e quindi sicuramente questa la difesa ha consentito poi il tiro in transizione di Burini, ha consentito l'uno contro uno di Meccoli, insomma tutto parte da difesa. Se i ragazzi sono concentrati, stanno sulle linee, sono giù sulle gambe, sono pronti, sono reattivi, sicuramente la Val di Ceppo riesce ad allungare, ad andare e portarsi in questo momento sul più 4. Due tiri liberi ancora per Venafro. Il primo è stato eseguito ed è stato sbagliato, il secondo va a segno con l'aiuto del ferro e sarà cambio, esce il numero 3 Smorra, entra il numero 12 Moretti, probabilmente per conservarlo da
dai falli. Ora Burini, uno contro uno, ancora piccherò il Corlandi, pick and pop, si allarga Matteo Orlandi, tiro da tre punti e sicuramente è una delle sue armi migliori il pick and pop, e questa volta lo insegue in maniera perfetta. Più 6 Valdiceppo, ultima azione di Venafro, ancora picchero al centrale Tamburrini, questa volta c'è cambio, uno contro uno, riesce a tenere il contatto, riesce a tirare, contropiede, ottima palla di Filippo Mercoli per lo sprint di Lorenzo Negrotti e il giocatore arbietano si ritrova a un secondo, la palla in mano sotto canestro, realizza più 8 e sicuramente le proteste di Venafro nei confronti degli arbitri sono probabilmente per il fallo subito da Moretti in precedenza. Non siamo della stessa opinione, anche perché il Tamburrini, diciamo che comunque il tiro era molto difficile, nel senso che poi l'arbitro non è portato a darti un fallo anche qualora dovesse esserci stato un contatto. Andare lì in penetrazione contro due cercando un tiro rovesciato, perché è l'unico spiraglio che la difesa ti lascia, diciamo che il contatto da canto nostro non l'abbiamo visto, e comunque era un tiro difficile, l'arbitro ha premiato in questo caso senz'altro la difesa. Da sottolineare la lucidità di Meccoli, che a due secondi dalla sirena, piuttosto che tentare un buzzer beater da metà campo, ha allungato l'occhio e ha visto Negrotti in solitaria volare appunto per questo appoggio che riporta la Valdiceppo a più 8. E i ragazzi di coach Pierotti hanno appunto realizzato nella seconda metà del terzo quarto 11 punti, e sembra appunto che dopo una serie di cambi, dopo time out delucidatori, sono riusciti a riprendere in mano la situazione, per quanto con questo Venafro bisogna sempre stare attenti. Sempre stare attenti, e sicuramente l'attenzione che la squadra umbra dedicherà alla difesa farà la differenza, perché poi con una difesa aggressiva e attenta Venafro trova difficoltà, e in quelle difficoltà Valdiceppo riesce a prendere il largo per andare in contropiede e magari segnare qualche canestro facile, che è sicuramente una delle armi migliori di questa della formazione di coach Pierotti. Si riprende per il quarto e decisivo quarto della partita, 10 minuti più 8 Valdiceppo, parla Federico Burini contro il numero 12 Moretti, ancora blocco sul lato forte, pick and roll centrale, un po' di mani addosso, la palla libera, Panzeri a tre punti, liberissimo canestro del numero 20 Alessandro Panzeri, più 11 Valdiceppo. Un buon modo per riprendere il quarto quarto, da coraggio, fiducia. Sì, mani addosso da un lato, mani addosso dall'altro, fallo fischiato in questo caso a Meccoli, che probabilmente sì, ha abbassato un po' la spalla nel tentativo di dar fastidio a una linea di un passaggio, quindi di cercare di prendere la linea o meno. Però ecco, abbiamo visto anche che dall'altro lato ne è uscita dal blocco, non era stata proprio pulita. Ora fallo e canestro. Nel frattempo la difesa sul numero 11 Tamburrini non è nelle migliori, ne approfitta immediatamente il giovane ragazzo molisano e realizza un canestro col tiro libero supplementare che mette a segno e riporta i suoi sul menotto. Ora Filippo Meccoli a iniziare l'azione d'attacco, chiamato ancora il gioco in attacco, attraversamento orizzontale, piccherò il centrale, poi ora c'è Bracci che non trattiene la palla, gli viene spizzata dal numero 15. Altro cambio per la Valdiceppo, rientra il capitano Casuscelli e esce Burini. Sì, esce Burini. Sicuramente coach Pierotti vorrà avere Federico Burini bello riposato per gli ultimi momenti della partita. Ora Negrotti, la palla per Casuscelli, pick and roll,
tiro in corsa di Casuscelli con 3 secondi sul cronometro, era difficile. Era difficile, Venafro scappa in contropiede e Filippo Meccoli non riesce chiaramente a contenere l'uno contro uno in velocità dell'avversario, commette il quarto fallo e rientra in campo il numero 7 Umberto Meschini. Rimessa di Moretti per Venafro, serie di blocchi, la palla va a capitano Minchella, pick and roll centrale con il proprio compagno di squadra, questa volta viene lasciato ma non punisce il capitano Negrotti, la palla arriva a Bracci, la esce di nuovo fuori Meschini nella parte centrale del campo, uno contro uno, insiste nell'uno contro uno e Chiari non riesce a contenere l'esterno ponteggiano, commette fallo e sarà rimessa dal fondo per rimessa laterale per la Val di Ceppo. Lorenzo Negrotti per Panzieri, ribaltamento immediatamente, taglio uno contro uno di Meschini, questa volta la resta difficoltosa, la palla va a Negrotti da 3 punti, canestro di Lorenzo Lollo Negrotti che realizza lo scarico di Umberto Meschini, di nuovo più 11 Val di Ceppo. Ancora gioco corna, cambio, c'è Negrotti contro un piccolo, il mismatch non viene punito, uno contro uno di Kuscia, battaglia di Chiari e la palla è toccata dalla Val di Ceppo, sarà rimessa di Venafro con 2 secondi sul cronometro. Vediamo come cercheranno il tiro immediato i ragazzi del coach. La palla è persa, ha aperto il contropiede e Val di Ceppo e canestro più 13 e Tamburrini che chiama gioco maglia. Non bene Venafro in attacco, ma da lodare senza dubbio la ottima difesa ponteggiana. Ora vediamo Tamburrini ancora che cerca di battere Casuscelli che rimane lì. Minchella contro Meschini, lo batte in penetrazione, la tocca Bracci da dietro, pulitissima sulla palla e fa sbagliare appunto il capitano del Venafro rilanciando il contropiede. Negrotti dall'altro lato rapidissimo batte l'uomo e prende il fallo. Sarà ancora rimessa laterale e time out nel frattempo. Time out di coach Mascio perché ha visto i suoi chiaramente in difficoltà in attacco e le difficoltà in attacco poi sono state punite dai contropiedi avversari e sicuramente c'è da registrare un po' quello che è il trend offensivo. Dall'altra parte sicuramente l'entrata di Lollo Negrotti ha dato un bello sprint a Val di Ceppo, oltre ai punti ha dato quel guizzo in più che era mancato in alcuni minuti di questo quarto e ha permesso così ai suoi compagni di trovare spazi preziosi, tiri puliti e il più 13 è assolutamente meritato. Sì, meritato, poi appunto parlavi di Negrotti che noto appunto per la sua mano dolce da 3 è stato pericoloso sia dal perimetro che poi in penetrazione nell'uno contro uno, quindi un innesto e un ingresso importante per la Val di Ceppo e proprio appunto con il suo ingresso la Val di Ceppo è sembrata ritrovare la quadratura. Ora si riparte con la rimessa laterale, sarà appunto Negrotti a rimettere sull'uscita. Casuscelli va a reimpostare il gioco per Meschini, di nuovo Casuscelli, Negrotti che accenna il tiro da 3, se l'attacca uno contro uno lo scarico per Bracci che lascia Meschini, tira da 3 non va, Khrushchev a rimbalzo cattura, smorra di nuovo ad impostare per Venafro.
Sì, di nuovo Lopez piccherò al centrale, stavolta Smorra. Passi. Commette la sua, se non sbaglio, quarta infrazione. Infrazione di passi. Il coach non è assolutamente contento. Anche questo, però, anche questo passi comunque era evidente. Anche lui si è girato spalle a canestro, non ha trovato più l'equilibrio giusto e ha commesso passi prima di scaricare su Compagni. Sì, passi dovuto anche alla, come dicevo prima, la buona difesa ponteggiana, perché se è riuscita a chiudersi, non ha fatto trovare l'equilibrio a Ferdinando Smorra, che ha commesso infrazione di passi. Palla a Casuscelli, questa volta si sblocca il capitano ponteggiano, ha un piede sulla linea, il tiro è a 2 punti, ma è comunque un giocatore importante, un giocatore che deve essere presente in campo. Ottima palla recuperata, Casuscelli, Negrotti in contropiede, altri 2 punti facili. E in questo momento Venafro è obiettivamente in grossa difficoltà. Sì, ottimo il rientro dal time out della Val di Ceppo, guidata dal proprio capitano. Canestro recuperata, assist ottimo. Ora l'azione un po' confusa, le squadre lottano, si contendono appunto il possesso. Smorra si innervosisce probabilmente nella contesa, è arrivato qualche contatto. I due si chiariscono per un nulla di fatto. Sì, un accenno di nervosismo da parte di Smorra, ma l'arbitro vuole calmare immediatamente gli animi, anche perché dobbiamo dire che la partita è stata correttissima, i ragazzi si sono comportati in maniera esemplare in campo, si sono affrontati in maniera fisica decisa, ma non c'è stato nessun tipo di atteggiamento antisportivo, diciamo così. Esatto. Nel frattempo è stata fischiata palla contesa e il possesso alternato premia la squadra ospite e sarà rimessa di Venafro con il numero 12, Gioele Moretti. E c'è il fallo in attacco di Kushev. Tamburrini si era ritrovato, e anche un fallo tecnico parte di Kushev, si è lamentato del suo blocco irregolare, probabilmente non abbiamo sentito, ma non ha detto cose carine all'arbitro, l'arbitro l'ha sentito e lo ha punito con un fallo tecnico, quindi sarà un tiro libero più rimessa. Kushev richiamato in panchina, probabilmente a calmarsi un po', anche perché mancano 6 minuti sul cronometro, la partita ancora è lunga e portarla troppo sulle proteste e sulle parole con gli arbitri non giova ai ragazzi molisani. Tiro libero fortunoso ma realizzato da parte del capitano Casuscelli, sarà rimessa a metà campo e se ne occupa il numero 11, Lollo Negrotti. Tra l'altro questo era il quarto fallo di Kushev con il tecnico. Coach Mascio è obbligato appunto a sostituire. Kushev ha dato un importante apporto finora, rimbalzo ai suoi panzieri, rischia i passi ma serve bene Casuscelli, la palla quasi entra, non va. Chiari a rimbalzo e riapre per Minchella. Sì, è stato bravo Panzieri a trovare libero Casuscelli, il passaggio obiettivamente non era dei migliori, però Edoardo era completamente libero. Ora la palla è a Chiari, che sfrutta nettamente il mismatch contro Negrotti. Umberto Meschini gli va in aiuto, ma il lungo riesce a realizzare. Di nuovo blocco sul lato forte, piccherolla centrale, cambio, Casuscelli uno contro uno, si infila, riesce a toccare la palla, il rimbalzo ancora di
di Valliceppo, che però è lo stesso braccio a toccare, e sarà rimessa per i ragazzi di Coach Mash. Richiamata in panchina il numero 13 Casuscelli per Burini e il numero 20 Panzieri per Matteo Orlandi. Smorra condurre di nuovo l'azione, blocco verticale lontano la palla, stagger, uscite per Tamburrini, non riceve il capitano Molisano, la dà ora al numero 11 Tamburrini, uno contro uno, la palla è sempre lì, arresto, tiro, obiettivamente molto bravo in questo caso Tamburrini con un arresto tiro, dopo che la palla si era mossa poco e è riuscito a trovare un tiro molto molto difficile arresto e tiro, e soprattutto con l'avversario adesso. Ancora pick and roll centrale dopo il blocco sul lato forte, Orlandi uno contro uno, la palla di Negrotti nell'angolo a tre punti, canestro precisissimo il ragazzo della Rupe, e credo sia il numero. E dovrebbe essere il quindicesimo, se non andiamo errando. Tra l'altro Negrotti, vabbè, non diciamo nulla sulle percentuali, lo diciamo alla fine. Lo diciamo alla fine, però a memoria, per quanto scarsissima sia la mia, ricordo che Negrotti è stato molto preciso a raccogliere i tre punti. Ed è stata una spina nel fianco, sia in contropiede, sia nell'uno contro uno, sia nell'arco dei 6,75. Ottima quindi la sua prestazione, probabilmente fino a questo momento il più incisivo in campo. Sì, anche perché appunto quando è rientrato Negrotti nel terzo quarto, la Valdiceppo ha trovato la quadratura, come già abbiamo detto. In questo quarto quarto Benafro cerca di rimanere viva in tutti i modi. Negrotti con questa tripla diciamo che ha dato una bella botta agli avversari, che ora ripartono sempre con Smorra ad impostare. 7-5-5-8, Smorra ancora, doppio pick and roll centrale, Negrotti uno a difendere contro Smolla, Orlandi questa volta battuto, si accusa del fallo, chiarissimo il fallo di Matteo Orlandi, quarto fallo di Orlandi. Sì, questa volta il numero 9 Pontegiano non si è fatto trovare pronto nella penetrazione dell'avversario. Piede fuori e palla persa di Smorra. Valdiceppo che avrà ora l'opportunità di riproporsi in attacco. Giovagnoli in campo che dà Burini e Negrotti che imposta. Orlandi supera bene la pressione difensiva di Benafro la Valdiceppo, e ora ragiona con Burini, prende il fondo e serve bene Giovagnoli, che nel momento del tiro subisce fallo da Chiari. Sì, alza la difesa, allunga la difesa Coach Mascio, però Valdiceppo supera bene l'aggressività degli avversari. La palla finisce a Burini che con la testa alta vede benissimo il lungo Alessio Giovagnoli libero sotto al canestro, subisce il fallo, va in lunetta con due liberi. Zero su due per Giovagnoli e rimbalzo da parte del numero 17 Chiari, la palla ancora Smorra, pick and roll con Chiari, la palla è toccata con il piede da Giovagnoli e sarà rimessa per Benafro. Moretti si appresta alla rimessa da fondo, rimangono 16 secondi per Benafro per questo possesso offensivo. E ora Moretti prende appunto, cerca appunto Tamburrini. Orlandi, grande spizzata, la ruba, si ripropone in attacco ma ragiona. Burini è quasi tentato dalla tripla, serve Meschini che la mette fondamentale, e questa tripla di Meschini
più 20 per la fondamentale, più che altro mette una bella ipoteca sul risultato, perché più 20 con 3 minuti e mezzo da giocare sono sicuramente un divario abbastanza complicato per Venafro da recuperare. Vediamo che il coach è con le braccia incrociate, un po' sconsolato. Esce in questo momento tra gli applausi il numero 11 Negrotti, e direi assolutamente meritati. Rientra in campo il numero 5, il barbuto Jack Anastasi. Due tiri liberi per Gioele Moretti. Secondo libero sbagliato, il rimbalzo di Orlandi e palla a Burini per Meschini, che appunto gioca la Val di Ceppora, gestisce il possesso con Burini per Anastasi, che non va. L'altro cecchino ponteggiano, Tamburrini, cerca di velocizzare per Minchella, ancora Tamburrini, guadagna l'area pitturata in penetrazione, ma c'è un fallo prima del tiro. Sì, giusto il fallo del numero 15 Giovagnoli, che non contiene l'uno contro uno di Tamburrini, deve chiaramente usare le mani, le usa in maniera irregolare. Nel frattempo entra il numero 6 Cancelli per il capitano Raffaele Minchel. Cambio anche per la Val di Ceppo, entra sì. Meccoli, esce Meschini. Applausi anche per Meschini, perché anche se diciamo non sempre è stato preciso al tiro, è comunque stato molto presente nelle azioni d'attacco della Val di Ceppo, e devo dire anche in difesa ha mostrato tutti i suoi muscoli, ed è stato sicuramente importante il gioco di Meschini. Nel frattempo Burini nasconde e fa riapparire la palla, ma quando riappare il lungo Chiari non può far altro che fare fallo. Saranno due tiri liberi per il numero 6 Federico Burini. Ottima anche la partita di Burini, che ora viene sostituito da Negrotti. Burini con questi due liberi ha seglato il suo 13° punto con il secondo libero nella partita in 26 minuti abbondanti giocati. Ora siamo 80-60, a 2 minuti e 30 dalla fine. Possiamo sostanzialmente già accennare un commento. Nel frattempo viene convalidato il canestro al numero 12 Moretti. La palla probabilmente non sarebbe entrata, ma Alessio Giovagnoli ha sicuramente toccato la retina e probabilmente anche il ferro. E canestro convalidato. Ancora pressione di Venafro. Questa volta Val di Ceppo la supera non benissimo, il passaggio di Meccoli è rischioso, Negrotti è stato bravo a prendere la palla. Difesa a zona, Val di Ceppo ora gestisce, uno contro uno i Giovagnoli, la palla per Anastasi che però non arriva, il numero 3 smorra, la recupera, palla gioca uno con Chiari, consegnata. Il lungo si scusa del suo tiro, era sicuramente libero, ma probabilmente non è una delle sue armi migliori. Ora Negrotti gioca uno contro uno, sfruttando l'aiuto del numero 17 Chiari, che però commette fallo. Nel frattempo esce il numero 3 smorra. Entra il numero 4 Pasquale Montanaro, classe 1994.
tiri liberi per Lollo Negrotti. Due su due, 6-2, 8-2, 1 minuto e 45 sul cronometro. E ora Orlandi che difende contro il play avversario. Cambio, Moretti, cieco per Kuscev, ritorna Giovagnoli. La palla obiettivamente è molto brutta per Kuscev, che non riesce a prendere il pallone. Si scusa Tamburrini con il proprio compagno di squadra. E palla recuperata Vallicetto. Pressione, Anastasi è libero. Anastasi da tre punti, entra, esce Giovagnoli a rimbalzo, prova il tapin, non esce. Orlandi vede benissimo con un tocco da pallavolista il numero 5 Anastasi, assist e canestro per Jack Anastasi, assist per Matteo Orlandi e canestro per di Jack Anastasi. Assist di volé. Sì, sì. Ancora Venafro in attacco. Nel frattempo è entrato anche il giovanissimo Di Vito nelle file di Venafro. Ora vediamo che prende, rimbalzo in attacco, si libera, subisce il fallo e fa canestro. E fa canestro il Francesco Di Vito, classe 1998. Realizza anche il tiro supplementare e mette la firma nel referto anche lui. Nel frattempo Orlandi che frena, riaccelera e subisce il fallo del numero 6 Cancelli, andrà in lunetta con due tiri liberi. Uno su due, 6-5, 8-5, palla Tamburrini, pick and roll con Kuscev, sponda, la palla arriva finalmente a Kuscev, semigancio, la palla finisce dall'altra parte del canestro senza toccare l'anello. Valdiceppo che probabilmente condurrà l'ultima azione di attacco della sua serata. Bracci, Meccoli da tre punti, tiro sbagliato, palla rubata da Anastasia al numero 13 Di Vito. Sicuramente non smettono e non concedono nulla ragazzi con Spierotti. 13 secondi, si gioca fino alla fine, la Valdiceppo è su più 22, palla a Kuscev che subisce il fallo di Bracci, andrà in lunetta con due tiri liberi. Sì, probabilmente questi due liberi saranno sostanzialmente l'ultima azione del match, poiché mancano solamente 5 secondi appunto sul cronometro. Ottima gara della Valdiceppo che ha saputo gestire i rientri di Venafro, soprattutto nel terzo quarto. E invece no, ecco che la Valdiceppo gioca fino in fondo. Anastasi mette l'89esimo punto, sì, contro i 66 di Venafro, prima vittoria in campionato per la Valdiceppo con un'ottima prestazione. Sì, devo dire che la Valdiceppo ha giocato fino alla fine e devo dire anche l'atteggiamento di giocare fino alla fine è importante. Importante dal punto di vista della mentalità, ma è importante anche dal punto di vista che poi c'è la gara di ritorno, il campionato è lungo, fare un bel bottino contro una squadra che probabilmente lotterà con loro per non retrocedere, e direi che è un'ottima soluzione e soprattutto di mentalità. Abbiamo visto, concordo
con il mio collega Alessandro sul fatto che Valdiceppo è stata brava a resistere ai rientri di Venafro, soprattutto quando Venafro dal meno 13 è andata sul più 5. Sono riusciti a rimanere uniti, sono riusciti a essere bravi a fare della difesa la loro arma migliore, e questo li ha premiati con contropiedi, li ha premiati con canestri facili, e siamo anche contenti in questo momento che tutti i ragazzi delle giovanili vanno a festeggiare con i ragazzi della prima squadra il primo successo 2016-2017 per questa Val di Ceppo targata Coach Pierotti. E a questo punto su queste belle immagini e sulla chiusura andrei a riepilogare quelli che sono i punteggi individuali con top scorer appunto per la Val di Ceppo con Negrotti, 17 punti, tra l'altro con una percentuale pulitissima, 3 su 3 da 2, 3 su 3 da 3, 2 su 2 ai liberi. Poi abbiamo Meschini con 13, Anastasi con 10, Bracci con 11, Panzieri con 5, Burini 13, ottima partita anche la sua, Meccoli con 4, Orlandi 11 punti, decisivo anche lui nel momento cruciale del match, Casuscelli con 3, Giovagnoli con 2. Per quanto riguarda Venafro abbiamo appunto Di Vito, l'abbiamo visto, il giovanissimo atleta della squadra molisana, 3 punti, Kuscev 8 punti e 10 rimbalzi, Chiari 2 punti, Minchella 13 punti, Prete 2 punti, Tamburrini top scorer dei suoi con 19 punti, tra l'altro in doppia cifra anche con 10 rimbalzi, Cancelli non ha marcato il cartellino, Moretti 7 punti, Montanaro 0, Smorra 12. Sì, prossimo appuntamento per la Val di Ceppo in trasferta pugliese in quel di Taranto. Noi chiudiamo qua, grazie alla regia di Matteo Marzella e della sua televisione. Buonasera.